Dio, nessuno l'ha visto mai, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, egli lo ha rivelato. Tu, chi sei? E professore, e non me lo, e professore, io non sono il Cristo. Questo è colui di cui ho detto: colui che viene dopo di me ebbe la precedenza davanti a me, perché era prima di me. Gesù, voltosi e visti i due discepoli che lo stavano seguendo, dice loro: che cercate? Gli disse: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove stai? Venite e vedrete, dice loro. Andarono e videro dove stava, e quel giorno stettero presso di lui. Era circa l'ora decima. Distruggete questo santuario e in tre giorni lo farò risorgere. Dissero i giudei: in 46 anni ho costruito questo santuario e tu in tre giorni lo farai risorgere? Egli però parlava del santuario del suo corpo. Se uno non è nato dall'acqua e dallo spirito, non può entrare nel regno di Dio. Il vento soffia dove vuole, senti il sussidio, ma non sai dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è in cielo. Non può un uomo prendere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma sono colui che è stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che gli sta vicino e l'ascolta è ripieno di gioia per la voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, ora è perfetta. Egli deve crescere, io invece diminuire. Colui che beve di quest'acqua avrà ancora sete. Colui che invece beve dell'acqua che gli darò io non avrà mai più sete, ma l'acqua che gli darò diverrà in lui una sorgente di acqua viva che zampilla verso la vita eterna. Dio è spirito e coloro che lo adorano in spirito e verità devono adorare. Non dite voi: ancora 4 mesi e viene la addirittura. Ecco, vi dico, alzate i vostri occhi e osservate i campi. Sono bianchi per la mietitura. Già il mietitore riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore goda insieme al mietitore. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, visto lo disteso, e saputo che si trovava già là da molto tempo in quello stato,
gli dice: vuoi guarire? Gli rispose l'infermo: Signore, non ho un uomo che mi getti nella piscina quando l'acqua viene gettata, e mentre io mi avvio per andare, un altro vi scende prima di me. Gli dice Gesù: alzati, prendi il tuo giacimento e cammina. L'uomo fu guarito in istante, prese il suo giacimento e camminava. Ma Gesù rispose loro: mio Padre è all'opera fino ad ora, e anch'io sono all'opera. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma diceva che Dio era suo Padre, facendo se stesso uguale a Dio. Gesù rispose e diceva loro: in verità vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede il Padre fare. Ciò infatti che fa lui lo fa ugualmente al figlio. Il Padre infatti ama il figlio e gli mostra tutto ciò che egli fa, e opere più grandi di queste gli mostrerà, in modo che voi ne rimaniate stupiti. Il Padre del cielo infatti è colui che dal cielo discende e dà vita al mondo. Gli dissero allora: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane di vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Ma io ve l'ho già detto, mi avete visto e ancora non credete. Tutto ciò che mi dà il Padre verrà a me, e chi viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di Dio.